Un file MP3 corrotto fu ritrovato nel computer di un uomo non identificato, vittima di un omicidio, poco dopo il ritrovamento del cadavere. Gli annunci dei media dicevano che l'uomo era stato ucciso in uno dei più brutali e ferati modi che si potessero immaginare. La CNN paragonò l'omicidio di quest'uomo al noto film Saw. Le membra della vittima erano state recise e sparpagliate in vari ambienti della casa. Il suo stomaco era stato squarciato in frammenti, gli intestini visibili. Il killer non venne catturato, tentò di coprire i vari rumori riproducendo una traccia audio, Deadmau5, mentre uccideva la sua vittima. Ad ogni modo, il file 1127.mp3 che gli investigatori trovarono due giorni dopo l'omicidio era la confessione audio della fidanzata della vittima, la quale aveva concluso la relazione dopo che l'uomo l'aveva tradita. La traccia audio durava 8 minuti. La voce registrata terminava più o meno verso il terzo minuto, poi solo silenzio. Verso il settimo minuto di riproduzione si potevano udire urli e strepitii crescenti che, a detta degli investigatori, provenivano dalla scena di un film horror. Un dettaglio ironico pensando a come si era concluso l'evento. Le indagini investigative sono tuttora in corso, ma il sospettato è ancora da determinare. Da quando il file MP3 fu tolto dal computer della vittima e tenuto in un hard drive al sicuro in una centrale di polizia a Miami, di quattro agenti che investigarono sul caso, due si sono misteriosamente suicidati. Il terzo scomparve il 29 novembre del 2011. L'ultimo investigatore accettò di dare dettagli marginali sul caso, ma si rifiutò aggressivamente di dare ulteriori informazioni, soprattutto sul file MP3. A giudicare dalla qualità del file, fu registrato con Audacity 1.3 per Windows 7. Da allora fu confermato che 1127 si riferisce alla data dell'omicidio, la data di quando i due si lasciarono e l'anniversario della coppia.